Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornata a Effetto Notte a un'attrice amatissima, Teresa Saponangelo. Ciao! Ciao Teresa, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ci siamo lasciati con le arance mitiche di Sorrentino che ci hanno dato tanta soddisfazione, premi, riconoscimenti, ne parleremo nel corso di questa puntata e ci ritroviamo, lo voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, con i limoni, ma non è una battuta, perché il nuovo film che ti vede protagonista insieme a Christian De Sica e che si intitola I limoni d'inverno, quanto è difficile farli, come dire, farli diventare belli, farli crescere, perché non è la stagione adatta, è un po' quello che succede ai protagonisti di questa storia, no? Sì. Due mondi diversi che si incontrano. Si incontrano attraverso due terrazzi attigui. E si raccontano, quindi è la storia di una possibilità di un incontro tra due persone che si ascoltano innanzitutto. Buonasera. Buonasera. Lacero soffre tanto il caldo, Ha ragione, me ne ero completamente dimenticato. Lo liberi subito, lo bagni un po' e lo tenga all'ombra. Mi chiamo Eleonora, piacere. Pietro, piacere. Lui, professore di italiano ritirato, in pensione, lei che ha un passato d'artista e in quel momento invece fa l'assistente di un fotografo, l'assistente di suo marito, e quindi ha poco, diciamo, pratica poco il suo aspetto artistico. Attraverso l'incontro con quest'uomo invece riemerge un po' questa sua risorsa, no? Questa sua vena artistica un po' soffocata. Ed è sempre così nella vita, no? C'è bisogno di incontrare qualcuno che ti ricorda quello che sei o che ti spinge a, come dire, a ritirar fuori le tue risorse, le tue potenzialità. Tira! Dovresti ricominciare. Comunque è un film sull'amicizia, poi ne parleremo sì. Anche più avanti nel corso di questa puntata, però sono curioso di una cosa, loro si conoscono, lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, dal balcone, no? Perché sì, si vedono, sono due case, ecco, che verrebbe da dire in una grande città, non lo so, poi magari non so qual è stata la tua esperienza, tu ora vivi a Roma, però sei nata a Taranto, sei stata a Napoli, sembrerebbe quasi un'utopia. Certo, no? Maggior ragione oggi, perché è ancora più difficile incontrarsi, poi dopo il Covid è diventato ancora tutto più faticoso, si ha una maggiore sfiducia poi, no? Nell'incontro dell'altro, la possibilità di incontrare qualcuno che ti accende la vita. E altre città, Napoli oppure città siciliane, forse sono un po' più calorose, no? Un po' più accoglienti. Invece a Roma accade questo miracolo, infatti la domanda del pubblico normale è dove sono questi terrazzi, perché dove si trovano questi terrazzi? A parte la bellezza, però questa possibilità, no? Certo. Di essere nel bello e di incontrare, di comunicare. Che dici, facciamo un brindisi? Certo, ma dobbiamo esprimere un desiderio, uno soltanto. Certo. No, i bicchieri si devono toccare. Guarda che mi fai fare. Ciao. Buonasera. È la possibilità dell'amicizia, sì. No? Che mi sembra molto importante, sì. Come la vedi tu? Io reputo l'amicizia, diciamo, quasi superiore all'amore, all'incontro amoroso, all'incontro di coppia, perché a parte che, diciamo, spesso gli incontri diciamo, tra fidanzati, mariti, eccetera, spesso finiscono. L'amicizia no, è più difficile. Ho amici del liceo con cui ancora mi frequento, incontro e facciamo delle cose insieme. Quindi sento che è un grandissima risorsa, valore l'amicizia. No, questo lo credo anch'io, tra l'altro anch'io ho delle amicizie che mi porto dietro e forse sono le migliori. È più difficile farne da adulti, però quando accade, come in questo film, può nascere poi una solidarietà. Tra l'altro lo dicevi anche tu, lui è un professore in pensione, deve fare i conti anche con la malattia. Lei è un po' schiacciata, lo dicevi, no? Un po' schiacciata. Sì, un po' si nasconde, dal marito, no? Dietro questo fotografo, questo marito insomma molto ambizioso e anche bello aggressivo e concentrato su di sé, e questo mi fa pensare a tantissime donne un po' che
che fanno questo nella vita, cioè che tendono un po' a nascondersi per favorire l'uomo, ma un po' per paura, un po' perché non si sentono capaci di emergere, no? E di essere autonome, di affermarsi. Quindi non è mai colpa dell'altro, no? È un po' una mancanza di consapevolezza di se stessi, della propria forza. L'incontro con quest'uomo, quindi con Christian, questo professore, aiuta Eleonora proprio a ricentrarsi, no? a riguardarsi, a dire ma io ero un artista e posso ritornare a dipingere. Insomma, abbiamo capito che è un incontro tra due personaggi, tra due anime belle che in qualche modo, no, come dire, si completano, ed è anche una gioia per lo spettatore assistere a tutto questo. C'è una frase di Tolstoi che fa un po' da filo conduttore al film, sì, che è una frase bella, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Tu ci credi, Teresa? È un po' come dire, bisogna avere la speranza che le cose possano andare meglio, no? Io sono speranzosa, ho anche dei momenti, diciamo, di grande sconforto, però la speranza ci aiuta a, diciamo, a progettare, a credere che anche che ci possano essere dei cambiamenti, che si possa passare da fasi più cupe a fasi invece più gioiose. E bisogna crederci. Assolutamente, ora più che mai ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, e poi torniamo a Effetto Notte, c'è Teresa Saponangelo, insomma ci ritroviamo qui tra pochissimo. Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Hai espresso il desiderio? Sì. Aspetta. Ecco. Piove. Ma ti si sono mai avverati i desideri? Mai. Piove. Bentornati questa sera a Effetto Notte. Teresa Saponangelo ci racconta I limoni d'inverno, appunto la storia di un'amicizia tra due mondi diversi, protagonisti tu e Christian De Sica. Allora, eravamo rimasti con questa frase di Tolstoi, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Allora, questo riferito al tuo personaggio, ai vostri personaggi nel film, invece che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto, come dire, il personaggio di Christian De Sica spinge Eleonora a guardarsi, no? a riflettere un po' in che momento è della vita e che cosa vuole fare da grande, come si dice, no? Eleonora è già grande, però è un po' ha perso di vista un po' qual è la sua strada, ha perso di vista i suoi obiettivi, ha perso di vista se stessa, quello che vuole esprimere, quello che è. E in questo, diciamo, ci si lega alla felicità. Cioè, che cosa significa essere felici? Felici significa poter esprimere quello che uno è, no? Forse sentirsi a posto. Certo. E ti senti a posto quando, come dire, hai realizzato le tue ambizioni, hai trovato il posto giusto, se sei un artista o meno, ma comunque sei felice di dove sei. E quindi Pietro aiuta proprio Eleonora a ricollocarsi. Sei un insegnante? Ero. Io disegnavo. Ma perché non siamo mai contenti di quello che facciamo? Siete una bella coppia con Christian. Allora, senti quello che ha detto di te. Sì. Io ho lavorato con un sacco di attrici nella mia vita e un incontro così... E la Saponangelo è brava. Guarda. Sì, ma che fosse un'attrice brava l'avevo visto al cinema, ho visto i film, ho detto che anche questa è brava. Ma non sapevo che fosse così simpatica, così allegra, così affettuosa, così vitale. E quindi no, in un certo senso... siamo simpatici tutti e due, ci siamo ritrovati. Sto meglio di Servillo? Sì. E allora, che ne pensi? Poi è un po' sorprendente, Christian, no? Sì, beh, bellissimo, un bellissimo complimento, perché io penso che due attori lavorino bene sul set quando si stanno simpatici, quando si intendono, no? E lui era molto, diciamo, sulla difensiva. Noi abbiamo fatto una cena prima di partire poi sul set, una cena con la moglie, con Caterina, e lui era molto intimidito, ma anche un po' intimorito e diffidente, perché ha conosciuto tante attrici napoletane nella sua carriera che avevano dei caratteri molto forti, anche belli aggressivi, per cui ho detto oddio, mi ritrovo con l'ennesima attrice napoletana che si sentirà una diva. Siccome io non mi sono mai sentita una diva, mi piace intendere
e considerare questo lavoro come un lavoro artigianale, un grandissimo lavoro che amo tantissimo, però come dice lui io non mi prendo mai totalmente sul serio, no? E questo aiuta a creare, aiuta a mettersi in gioco, aiuta a giocare con l'altro, quindi lui ha sentito questo. C'è una bella empatia tra voi, insomma, chissà, magari lavorerete ancora insieme, comunque sì. Sicuramente c'è un suo lato anche più timido che magari non immaginiamo e anche magari un po' più malinconico, chi lo sì. sa, no? Che invece sì. c'è. Allora, adesso parliamo di te, appunto. L'ultima volta che ci siamo incontrati c'era il film di Paolo Sorrentino, è stata sì. La mano di Dio. Grandi soddisfazioni, intanto di pubblico e poi riconoscimenti, perché Nastro, David, tu già prima avevi vinto il Nastro per Il buco in testa, no? Di Capuano. Sì. Quindi ti sei trovata a un certo momento in questa carriera che comunque... biennio bello, ecco, ricco. Bello, no, ma quella è stata un po' la ciliegina di una carriera che durava da tempo, in cui però è arrivato il momento, no? Forse tu su un'immagine c'è di avere le chiavi di casa. Sì, esatto, mi hanno dato finalmente le chiavi di casa, che significa credibilità su dei ruoli, diciamo, più tondi, più corposi, insomma, anche ruoli di responsabilità, perché finalmente è arrivato un ruolo di appunto Sara, no? In questa serie che uscirà prossimamente, dove sono una protagonista assoluta. Quindi tu senti la responsabilità del tuo operato, insomma, del tuo lavoro, no? Perché è un personaggio che c'è dall'inizio fino alla fine. Diciamolo bene, perché questa è una cosa importante. Allora, una serie che andrà in onda su Netflix, sì. tratta dalla saga di Maurizio De Giovanni, sei sì. protagonista insieme a Claudio Aggerini e sei, perché qualcosa la possiamo dire, sei insomma un ex agente dei servizi segreti, quindi forse un'immagine un po' diversa da quella che abbiamo visto di te finora. Assolutamente, meno solare, mm-hmm. più problematica, più cupa, con un vissuto doloroso che noi non capiamo in quale sia l'inizio, però che piano piano si dipana e va verso una risoluzione, però un personaggio bello, diciamo drammatico, intenso, non che io non abbia fatto personaggi drammatici, però sulla serialità c'è da fare un lavoro, insomma, forse anche più impegnativo, no? Perché devi immaginartelo nell'inizio, nello sviluppo di 6-8 puntate, insomma, quindi dosare le sfumature, i cambiamenti, l'evoluzione di questo personaggio. Hai ottenuto quello che volevi, hai vinto tu. Buonanotte, generale. Comunque la serialità è un po' il tema del momento, vabbè, tu hai interpretato anche altri ruoli perché sei stata la moglie del generale Dalla Chiesa, lo sì. ricordiamo, no? Con Sergio Castellitto, vabbè, più breve in quel caso, però la serialità è un po', diciamo, adesso l'argomento, no? Adesso è una nostra bella risorsa. Una bella sfida. Spinge, sì, perché spinge, come dire, in questo mercato competitivo, insomma, tra Rai e poi le piattaforme, spinge ad alzare il livello, no? Cioè, avendo più prodotti, avendo più canali, abbiamo la necessità di avere, diciamo, della roba di qualità, insomma, dei lavori di qualità. E quindi spinge un po' a chiamare scrittori migliori, più giovani, che intercettano un pubblico più giovane e delle storie più avvincenti rispetto a una televisione di qualche anno fa, diciamo 15 anni fa, insomma, che era un po' più povera, secondo me. Tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto. In Italia l'adozione non è possibile, punto. Ma l'affido finalmente sì. Profilo di Luca Trapanese è ottimo. Stiamo cercando una famiglia composta da due persone, una mamma e un papà. Comunque, a proposito di ruoli di cambiamento belli tosti, ti abbiamo visto anche in Nata per te, insomma, anche questo al cinema e poi su Netflix, hai avuto un premio di recente sì. anche a Napoli, insomma, anche questo è un magistrato, è un avvocato di quelli, no? Sì. Proprio belli sì, combattivi. Anche se ho cercato di lavorare poi insieme al regista Fabio Mollo nella creazione di un'avvocata non diciamo ideologicamente schierata, no? E quindi tutta ad un pezzo come uno immagina gli avvocati, no? Ma un po', diciamo, che si arrabbia, batta, insomma, che fa fatica a gestire la professione e poi i gemelli, due figli, insomma, in un mondo, quello degli avvocati, dove non ti pagano spesso, no? Perché anche quello è un mondo che fa fatica ad andare avanti con tutti questi avvocati che ormai l'Italia sforna, per cui ce ne sono tantissimi. Però una donna che è empatica, è una donna che
diciamo, sente di voler partecipare a questa battaglia dell'affido, appunto, e l'adozione di una bambina down, sente che quell'uomo è giusto per essere padre di quella neonata e quindi è combattiva. Senti, tu, naturalmente non è questo il caso, ma insomma, il lato comico ci credi? Cioè, Io adoro essere comica, perché penso sia difficilissimo esserlo, penso che sia difficilissimo far ridere. Molti amici mi dicono, ma ti fanno sempre fare ruoli drammatici, ma tu sei comica, no? E quindi questo è bello. È vero che io ho un po' l'ambizione di, diciamo, delle attrici francesi, quelle tutte a sofferenza, tutto, tutto dolore. E anche mi piace da spettatrice guardare a quei film. Mi piacciono i film sulle separazioni, sugli abbandoni, sui lutti, è una cosa... Beh, sono sempre delle grosse sfide per gli attori, sì. Però certo, tu dici, però, c'è anche quello. Come annegare questo mio invece lato un po' più frizzante, più effervescente. Però ecco, la serialità e anche questa seconda serie di Vincenzo Malinconico, per esempio, mi dà questa possibilità di esprimere questo lato. Con Massimiliano Gallo, insomma, Gallo. E questa è, secondo me, anche, come dire, un indice di grande popolarità, sì, no? Perché parliamo poi di una serie amatissima. Senti, io sono andato un po', ho studiato un po' per prepararmi per questa intervista e ho trovato questo, cioè tu dici un pochino che nel nostro cinema, perché finora abbiamo visto tantissimi volti di te, tu sei un'attrice veramente capace, quindi sei in grado di portare in scena ogni tipo di volto, però tu dici mancano un po' i ruoli per le donne, no? Non sono abbastanza, e io in 30 anni di lavoro, iniziavo praticamente bambina, ho lavorato soltanto con tre registe donne, sì, no? Anche questo con Anna Negri, Valia Santella, no? Mi è capitata Caterina adesso. E verrebbe da dire davvero? Sono poche, no? Mm-hmm. Sono poche e, perché effettivamente fanno più fatica. Fanno più fatica a essere credibili, a esercitare una autorevolezza rispetto a un mondo che continua a essere maschile. E, quindi credibilità rispetto al produttore, che è un progetto valido, credibilità rispetto agli attori, che spesso devi diciamo, guidare degli attori maschi, insomma, con forti personalità, credibilità rispetto a quanto sei capace, perché fanno più esordire. Insomma, anche i festival, no, presentano meno registe, se ci pensi, insomma, Venezia è stato così. Ma anche per le attrici è così, anche per i vostri ruoli? Le attrici, diciamo che se sei già un'attrice carina, già c'è più spazio, c'è ancora questo, no? Voglio dire, io stimo tantissimo Vanessa Scalera, no? Che è una bella donna, però oggi è ancora più sicura di quanto lo era in passato, perché gli è stato dato credito. Però Vanessa Scalera, per emergere in questo panorama, ha impiegato una vita. Lo dice spesso anche lei, ce l'ha raccontato, e anzi la salutiamo, perché vero, appunto ha fatto un percorso lunghissimo, ora finalmente raccoglie. Però certo, dici, ci voleva. Uno bisogna che raccoglie da 28 a 30, voglio dire. No? Certo. Allora, invece, devo dire, ti ho trovato benissimo nel corso di questa intervista, serena come sempre, però anche in un momento, insomma, di raccolta, no? Di un lavoro che dura da tanto tempo, e adesso questo forse è il momento un pochino delle scelte, quelle importanti. Io qui ho fatto. Arrivederci. Allora, adesso lo ricordiamo, questo film I limoni d'inverno, al cinema. Insomma, è un film sull'amicizia, sulla forza dell'amicizia. Tu ci credi, Teresa? Sì, tantissimo, ci credo tantissimo. E credo che sia forse una delle poche risorse che ci restano per vivere in questo mondo di appunto di tristezze, di lutti, di guerre. Cioè, bisogna proprio aggrapparsi agli amici per vivere e poi sopravvivere in queste città che sono sempre più spersonalizzanti, sempre che offrono anche meno cultura. Io vedo che le città si stanno impoverendo rispetto all'offerta, teatri chiusi, parliamo di Roma, no? E quindi che cosa c'è? Cioè, qual è la risorsa? È andare a cena con un amico, incontrare, fare cene a casa, per dire, cioè aggrapparsi alle amicizie, assolutamente. Ecco, bisogna sceglierle, soprattutto quelle buone. Sì. Mi hai fatto venire una gran voglia di diventare tuo amico, va bene. Allora, forse un pochino già lo siamo, va bene. Allora, in bocca al lupo, cioè, Teresa Saponangelo, per tutti i tuoi progetti, grazie. Grazie. Grazie.